che poi uno dice per dire, vero? Però io sono manicure da uomo, sì che sono già una ragazza che viaggia piuttosto sull'articolo maschile. Prosit. Adesso non è per tirarle lunghe, vero? Perché non ho l'intenzione, però quest'estate ci ho avuto per le mani uno che, con rispetto parlando, nel senso del fisico, mi piaceva. Spalla larga, un bruno, con quei ricci qua di dietro e tutto quanto. E con quel taglio mandorlato dell'unghia che ti dà il senso della signorilità. L'unica cosa, sa, che cosa vuole? Meridionale. Ma non tanto per pregiudizio geografico, che poi tante volte, vero? Però anche mia zia Antonietta mi ha detto: Cesira, sta attenta a quello che fai, che lei ci ha avuto uno del tacco e non è andata proprio come voleva, sì, ecco cosa vuole, sarà per un'altra volta. Comunque, ci dicevo, era estate, e per non tralasciare il particolare che in queste cose del sentimento c'ha la sua importanza, Ferragosto, cioè, è quel momento della calura che, mio Dio, si suda dappertutto. Ed io ero in casa mia, e siccome che ognuno nella sua interiorità ci è lecito di farci quello che ci vuole, eccola, ero un po' in déshabillé, una vestaglietta, niente di che, tanto per dare un po' di sfogo. Una cosa e quell'altra. E a un certo punto viene su lui, così ne, senza suonare nel campanello né niente, che tanto non si usa dalle sue parti. E mi fa, dice, te, testuale le te. Dice, vuoi venire a fare due passi con me? Dico, senta, scusi, distanza a parte, che a me non mi piace di prendere il metro con nessuno. Comunque a me del te non me l'ha mai dato nessuno. E lui mi fa, dice, signorina, scusi tanto, una cosa e quell'altra. Aspetta, come ha detto, dice, è stato un lapsus. Si figuri se io la bevevo. Comunque queste cose appena incominciate non si ha di piacere di finirle subito. Così ci ho messo una pietra sopra e sono andata di là a cambiarmi. E devo dire che mi sono messa proprio carina, perché alla ragazza in queste occasioni ci piace di comparire. Ho messo un vestitino semplice ma perspicace, un seta pura, un fucsia, pensi un colore che alle altre ci sbatte, a me mi sta bene. Sì che dunque si va fuori e cammina, 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 sa proprio come nella favoletta, che cosa vuol che ci dica, a un certo punto era un po' stanca di piede. E questo qui che non parlava mai, ma mai una parola che usciva da quella bocca. Ora sai, il labbro tace, il pensiero lavora. Mi dicevo, mi offrirà qualche cosa questo qui? Dico, credo che si usi in tutte le regionalità. E sempre dentro di me, sempre internamente, perché sa, a me non mi piace di dar fuori. Comunque, sempre internamente mi dicevo, se questo qui mi chiede, signorina, cosa prende, io ci dico una menta, perché la prontezza nell'ordinazione fa la signora. Sì che dunque, questo qui che non parlava mai, a un certo punto mi fa, dice così d'amblè, signorina, io vado a Ostia. Dico, cos'è questa volgarità di dirmi una bestemmia così sulla faccia? E lui mi fa, scusi qui, scusi là, è un disguido geografico, si tratta di un posto di mare. Dico, è inutile che mi dà dell'ignorante. Se è per la villeggiatura, io le faccio sapere sin da adesso che vado in mezza montagna, dove c'è quel clima che la ragazza lavoratizia ci fa più che tutto. E lui mi fa, dice, ah, peccato, perché ero venuto a dirci se veniva al mare con me. Cretino di una bestia. Questo qui mi aveva menato a destra e a sinistra per poi darmi la bottata che noi a Milano il mare non ce l'abbiamo vicino. Guardi, mi ha preso un nervoso proprio qui sulla punta dello stomaco, l'ho preso per il bavero, l'ho messo contro il muro e gli ho detto: senta lei, la questione marittima regoliamola subito. Le faccio sapere, bello chiaro come il Corriere della Sera, in primis, che se fa allusione a un'acqua di fattura fine, abbiamo l'idroscalo, che è stato fatto da fior di ingegneri, ci trova dentro quel certo grano salis, e tutte le ragazze in topless, che non ci manca niente, glielo dico io che non ci manca niente. In secundis, se fa allusione a un'acqua di sgorgata naturale, abbiamo il Naviglio, che è l'acqua più circostanziata. Senta, guardi, c'è rimasto così male, ma così male, ha preso su, se n'è andato via, non l'ho più visto, quello lì non l'ho visto. Allora, questo è un pezzo di Franca Valeri, Cesira la manicure, una milanese permalosa. È un pezzo che porto spesso in teatro, mi capita spesso di farlo. Sono molto affezionata a Franca Valeri e a questo pezzo. Franca Valeri ha visto di persona questo pezzo, l'ho fatto, mi sono esibita una sera che c'era anche lei. Tra il pubblico è stata un'emozione enorme e lei ha risposto molto bene alla cosa, perché si è alzata in piedi, è venuta sul palco
mi ha preso per mano, io in lacrime ovviamente, figurati, questo pezzo è proprio è nella mia pelle. Da lì sono in contatto con Franca Valeri, ci sentiamo, la vado a trovare, è una grande maestra per me. Mi chiamo Ippolita Baldini, sono recentemente diplomata all'Accademia Silvio D'Amico. Esperienze cinematografiche, una posa nel nuovo film di Carlo Vanzina con Raoul Bova. Poi esperienze teatrali, invece sono appena tornata da una magnifica esperienza al Teatro 2 di Parma e al Teatro Regio di Parma, dove ho fatto al Teatro Regio Il sogno di una notte di mezza estate nel ruolo di Elena. Era orchestra e prosa, l'orchestra diretta dal maestro Timir Kanov, musiche di Mendelssohn. E invece al Teatro 2 ho fatto Donne in Parlamento di Aristofane per la regia di Nicoletta Robello. Esperienze molto gratificanti, ho incontrato persone stupende, gioco a tennis, so nuotare, sono 1,83 m.